Ragazzi, nel nuovo studio, cioè non è nuovo, è sempre il solito, però ho fatto un upgrade che mi è costato anche dei soldini. Infatti vedete nuove luci, nuova inquadratura, spento dietro, ma adesso accendo Milan Empoli. Siamo contentissimi da quello che abbiamo ottenuto contro il Napoli, però ragazzi, sempre proseguire su questa linea. Oggi l'Inter ha pareggiato, non vorrei che tutti gli accidenti che ho mandato agli altri mi tornassero indietro. Comunque gioco Righi davanti, Rebic a sinistra, perché riposano Leao e Giroud, riposa anche Kier che gioca Chou, Tonali e Benacer, scelta praticamente ovvia. Ci sono luci abbastanza calde intorno a me, adesso ve lo spiego. E praticamente ho ordinato su Amazon delle luci per video cazzutissime. Il problema è che il mio account Amazon ha tipo 6-7 indirizzi diversi, perché l'account Amazon lo condivido anche con dei familiari, perché ho il Prime, tutto quanto e cazzate varie. E ho ordinato queste luci per i video e ho fatto la incredibile minchiata di inviarle a casa di mia madre. Stamani mi chiama e mi fa: ma guarda che le luci per video sono arrivate a casa mia. Io ho bestemmiato che praticamente domenica non è più Pasqua, ma domenica risorge Satana, e essendoci tutte le feste mia madre potrà spedirmi queste luci video martedì. Ma però diciamo che per il momento non abbiamo le luci definitive in questo studio, però ce la caviamo, perché purtroppo queste luci che ho trovato, che sono anche belle accese, guardate un po', sono a luce calda, cosa che io odio. La maglia verde, mamma mia, che sbocco sta maglia, ragazzi. Uno sbocco assurdo, Battono loro, si inizia, ragazzi. E io vi ricordo che, appunto, lo stavo ricordando adesso ai telecronisti, l'Empoli ha vinto con l'Inter a Milano. Quindi io, prima di fare certi pronostici, vorrei almeno vedere come inizia questa partita, che poi vuol dire tutto e niente, però almeno ti fai una mezza idea, ecco. C'ho Rebic al fantacalcio, quindi io ti prego, in cinese, cosa che tanto non succederà, di poter fare qualcosa. Devo arrivare in finale di coppa, quindi mi servi come il pane. Oggi per Calabria, cerca l'1-2. Calabria, se le Makers. Calabria, dai, che non esce. Calabria! Cross è molto alto. Vabbè, non c'è Vicario, che all'andata, nonostante abbiamo vinto 3-1, poteva far meglio. Ha parato di tutto, perché ha parato di tutto. Teo buono, 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 buono un cazzo. Ha tirato una stecca Rebic. Tra l'altro ho anche cambiato la videocamera. Hernandez rientra bene. Da un Elgato. Ciao. Webcam, ho messo una GoPro. Così perché mandava. E l'idea non è neanche malvagia. Giocano molto vicini Rebic e Origi. Sì, perché sono così scarsi che di due provano a farne mezzo. Per questo giocano vicini. Che cazzo di lancio di merda ha fatto Benacer? Mamma mia. Fallo, fallo. Fazzini, concittadino mio. Fazzini, concittadino mio. Viareggino, stai calmo, non mi uccidere Hernandez. Comunque, Eboué l'avevamo alla carriera col Venezia su FIFA 22. Per chi l'ha seguita, se non l'avete seguita sul canale, non so cosa state aspettando. Era veramente un gran giocatore. Origi, dai. Davanti il centravanti fa addirittura Salemakers, malinteso però con Divo Corighi, che voleva la palla interna, mentre Salemakers si stava allargando verso il secondo palo. Ho visto l'azione più brutta degli ultimi 40 anni. Cioè, ma neanche a FIFA, se mi si scarica il joystick, vedo un contropiede fatto così. Cavaletto per Origi, un altro contropiede che manda a puttane. Madonna, ragazzi, che urto, che cazzo di urto. Sono passati 12 minuti, nessuno ha ancora tirato, e già sono in grado di dirvi che questa partita mi sa di inculata. Sono passati 12 minuti e ve lo posso dire, ve lo posso assicurare tranquillamente. Salemakers. Movimento dentro Rebic. Origi. Rebic addosso a Perisan, era tutto buono. Era buono. Teo. Ancora Perisan, non si sa chi cazzo sia, ha già fatto due parate. Origi fa una cosa sbagliata e l'altra pure. Lo vuole la Aston Villa, Origi. Vacci. Ti prego, fai un favore a te stesso. Gli ha calciato addosso. Bastava appoggiare nell'angolino. Cioè, non ci voglio credere. Due tiri in bocca al portiere. E ci risiamo. Tutti bravi a fare i galletti dopo la partita col Napoli. Calciate sul petto del portiere. 7 metri e mezzo di porta. E tu gli calci addosso.
questa cross dentro di Parisi, piccoli per Caputo che non... Mamma mia, la prima occasione tra un po' si prende praticamente addosso. Allora, questa è la palese dimostrazione come si fa a non vincere tirando 40 volte in porta. Ma cosa? Bene l'apertura. Ma non c'era nessuno! Ha fatto un cambio di gioco, ha buttato la palla fuori! Ma davvero? Ma non è possibile! Che cazzo è? Rebic veramente, ragazzi, Rebic e Origi sono due cose che non si possono vedere. Cerci e Luis Adriano erano più prolifici di questi due. Cioè, che poi gol si sbagliano, perché si sbagliano. Ma io, cioè, mi voglio soffermare su quello che ha sbagliato signor Rebic. Cioè, ma è grave sbagliare un gol così. Se le Makers, niente, recupera la palla, la dà Origi e Origi si fa anticipare, parte 2 metri avanti e si fa anticipare al difensore centrale dell'Empoli. Incredibile. Cioè, incredibile come quest'uomo non lo chiamerei neanche al calcetto, Origi. Non lo chiamerei neanche al calcetto se mi manca il decimo. Di solito il decimo è quello ciccione che metti in porta. Esalta il pubblico. Ma io manco lì lo metterei, Origi. A poco sbocco il palleggio del Milan. Teo Hernandez. Benvenuto nella realtà. Bravo. Bravo, e un altro errore di Rebic. Passa la palla a Bennacer e se la fa portare via. Un altro cazzo di errore. Cioè, ma è incredibile. Cioè, io non pretendo che vinciate 4-0, per carità di Dio, perché veramente mi invicherebbe a Pasqua al mare. Però cazzo, cioè, non lo so. La partita di Napoli è una su 38. Non so se è chiara la cosa. Mamma mia. Cioè, ma loro non li fanno sti errori. Lo volete capire che loro non li fanno questi errori? Giallo. E il cambio di gioco, e la svirgolata, e la palla persa, quello che non salta, quello che non passa. Hai fatto l'80% di possesso palla, hai fatto 2 tiri in porta addosso al portiere. Poi Origi tira canaccio di quello che risorge domenica da 40 metri raso terra. Oh, ma mi ci mettete in impegno proprio, eh? Remakers. No! Hernandez, mamma mia, no. Hanno svirgolato in 4. Hanno svirgolato in 4 dei loro e in 4 dei nostri. Ma non è possibile. Ma è una scarsità in attacco così. Non me la ricordo. Io ho 15 anni che seguo il Milan. Un attacco così sterile non me lo ricordo proprio. Ma manco quando avevamo la Padula era un attacco così. Manca da un anno e mezzo. Prende la mira. Pobega, vaffanculo. Vai anche te. Sopravvalutato di merda. Sopravvalutato del cazzo, Pobega. Il movimento di Salemakers. Vali quanto il mio coglione destro, vali. Ma dai, ma Bennacer, ma che cazzo! Non ne azzecca una! Il peggiore in campo dopo Righi! E Rebic! E Bennacer oggi! Mamma mia, ragazzi! Che urto! Che sbocco! Toglimi dai coglioni, Righi, ti prego. Tonali. Entra in area destro e calcia col destro. Cioè, almeno ha calciato un porta, l'angolata un pochino, la parata. Ma almeno ci ha provato, no? Madonna, ragazzi, che cosa mi tocca vedere davanti ai miei occhi. Io Righi non lo voglio più vedere il prossimo anno. Soprattutto l'anno scorso. Deve sparire. Deve sparire, Righi. Cioè, vattene all'Inter piuttosto. Vai dove cazzo ti pare, ma sparisci. Sparisci. Sarebbe bello poter fare il gol prima della fine del primo tempo, ma qui, ragazzi, è già tanto se lo facciamo prima della fine della partita. A me, cicci miei, un altro 1-0 non mi sta bene. Beh, non mi sta bene un 1-0 questa partita. Forse non vi è chiaro. Cioè, qui all'intervallo si cambia registro oppure si finisce male, eh. Un altro per Rebic. Che la manda in curva! Fuori dal coglione anche te, per favore. Per favore, fuori dal coglione anche lui. Fuori dal coglione. Vi prego, ti prego, Stefanino. Ti prego, fuori dai coglioni anche lui. Facci un favore. Fuori dai coglioni anche Rebic. Per favore. È irritante. Che primo tempo di merda. Che primo tempo del cazzo. E non aggiungo altro, perché dirò tutto nel secondo, perché vi conosco. Oggi
Mai saltato. Inizia seconda parte dell'incazzatura. Vediamo quanto si torna ad urlare adesso. Tomori. Certo, un cambio lo potevi anche fare, eh. Magnale, Caputo. Oh! Grandissima calma. Due passaggi erano quasi in porta, meno male Magnale è avanzato. Capito? Ce ne Makers. Ma che la passeri? Che lo fai a fare il cross morbido per Ricky? Che è un chiappa un cazzo quello. Epicio Calabria. Sì, vabbè. Violento il destro, respinto. Guardi che puttanaio Sale Makers. Pobega. Vabbè. Sinistro deviato, calcio d'angolo. Almeno quello si è fatto. Teo, che sicuramente tirerà. Invece no, Rebic, tira tu. Rebic che la mette dentro Righi. Rimpallo per Isan. Mamma mia, che attacco vergognoso. Il rumeno che mette direttamente. Che attacco vergognoso. Non si ritrova la palla da lì a lì, Origi. Rebic, oh. Vabbè, almeno ha trovato l'angolo. Materiale da VAR. Materiale da VAR. Check finito, non c'è rigore. Appunto, non c'è un cazzo. Buonasera, Sale Makers. Io voglio il calcio d'angolo. Voglio il calcio d'angolo. Braccia attaccata al corpo. Basta, calcio d'angolo, su, forza. La sua finta poi la mette solo. Mamma mia, Righi! Vuole fare gol di tacco sto coglione. Ma sei peggio di Lukaku. Sei peggio, figlio mio. Sei peggio. Lukaku e Lewandowski in confronto a te. Tomori con la finta. Poi ciao. Cross dentro. Calcio di rigore. A me non mi sembra. Non c'è nulla. Dai, che non è rigore questo. Cioè, a questo punto è più rigore quello di prima. Va al VAR e lo toglie. Sicuro. Sì, bene, prima il colpo di testa e poi il tocco di braccio. È per quello che non è calcio di rigore. Ma appunto, non è rigore. Non è rigore. Io non so cosa sta vedendo quest'arbitro qua, ragazzi. Che a me non avrei neanche fischiato. Me li fai due cambi, signor Stefano Pioli? Cambi per Benasera, senso. Io ho sempre difeso, sempre apprezzato Benasera. Ma oggi veramente non ne ha azzeccata una Benasera, ragazzi. Li facciamo entrare Leao e Giroud? O devo continuare a vedere quella merda di Rebic e quell'incapace di Origi davanti? Io così non vi reggo, ragazzi. Raga, mamma mia. Rebic, toglielo dal cazzo! È 40 minuti! Ti dico di togliere Rebic dal cazzo! Brian Diaz, ciao Origi, gli dà la palla. E chi c'è? Luperto! Perché Origi è un coglione! È un coglione di merda! Quando Pioli si impunta su certe idee è da prendere a schiaffi! Leao non è al top, lo fai giocare 20 minuti, può giocare. Prendiaz, Florenzi, che prova a mettere un cross per Rebic, che è la cosa più inutile che tu possa fare in questa partita. Mettere un cross per Rebic o per Origi. Tu puoi mettere un cross anche per Maignan, è comunque messo meglio, più utile che un cross per Origi o Rebic. Anche un cross per Pioli puoi mettere, che è comunque più utile. Florenzi, madonna ragazzi, manco lì ce la fa. Mamma mia, basta, toglielo, ti prego. Dopo questa non ne posso più. Toglielo, ti prego. Ho ricevuto la palla al limite dell'area. Sei imbambolato, ti prego, toglielo. Ti prego, io se no mi sento male se non lo togli. Bravo, sta uscendo dal campo. Coglione del cazzo, vattene a fanculo. Io Rebic non lo posso vedere. Basta, fuori dai coglioni. Florenzi, Leao, ma perché rovesci? Mi devi spiegare perché rovesci? 72 minuti, 6-0-0 con l'Empoli. Ti devi vergognare. Pronto anche a scalare anche Fazzini. Leao, Florenzi, palo. E poi Florenzi col... E dopo questa me ne vado. Se non riesce a superare... Cioè, all'andata hai vinto. Deve calciare 3-1. Ha tirato 18 volte in porta. Prende il primo. Tolti gol, ha parato tutto Vicario. Oggi Vicario non c'è. Quindi dovresti essere un pochino avvantaggiato, no? Perché tu oggi manco tiri in porta. Ma mi sembra giusto. Altra partita. Sembra giusto. E ricomincia il giro palla. 65% di possesso palla, ragazzi. Questo finale per l'Empoli. Ha solo palla in Mina praticamente. Giroud. Non c'è nulla per Marcenaro, nonostante le proteste di San Siro.
Vabbè, 522 passaggi a 181. E quanti gol hai fatto? 0. Quanti tiri in porta? 4. Salemakers, dai. Da Salemakers. Salemakers. Da Salemakers. Ancora lì Giroud. Rimpallo e palla sul fondo. Occasione per il Milan. Dentro De Ketelaere per Salemakers. Mamma mia, sempre peggio. Raga, mi sto addormentando. Squadra veramente senza senso. Altro cross pronto. Lorenzi Pobega. Mamma, mamma mia. Di Tommaso Pobega. Che ha preso bene posizione. Fernandez. Prendi Diaz. Brahim. Perisan. Salva l'Empoli. Non ci voglio credere. Occasione per il Milan. Che bello, manca Vicario. A ridaglia con sti cross. Secondo palo molto alto. Il pallone per Leao. Controllo che riesce. Leao. Con una magia. E poi contro cross. Ma Pobega arriva tardi. Leao. Per un attimo Parisi. Poi Florenzi. Florenzi dentro. Gol. Per Olivier Giroud. Non si può, ragazzi. Non si può. Non si può. Cioè, non si può. Arriva il Foglia. Ammesso che lo convalidi, no, non si può arrivare al cardiopalma tutte le partite. Non si può. Non si può. Non si può arrivare al cardiopalma tutte le partite. Ragazzi, non si può. Non si può. Cioè, io non posso arrivare a avere il vomito. Cross di Leao. Contro cross di Florenzi. Giroud, questo è gol. Gol di braccio. Lo annullano. Fatto. Non ho neanche esultato. Sorride, ma è un sorriso abbastanza amaro quello di Olivier. È un sorriso amaro perché tu questa partita dove sta già 2-0. Florenzi, madonna! Prima il palo, stavolta calcia male. Basta, sono rotto, mancano 2 minuti e mezzo, mi sono rotto il cazzo, basta, basta. Dopo questa io lascio, ciao.